Buongiorno a tutti e benvenuti al TG, alla regionale TG del Friuli Venezia Giulia, di Radio Giornale Questa Radio. Mi scuso per ieri se non ero presente, ma per problemi di cervicale che adesso ormai è passata, non sono riuscito a fare i due TG regionale e sportivo. Ma oggi sono tornato come al solito immancabile con TG regionale, con le previsioni del meteo. Per il tempo della prossima settimana, qualche idea mi sa tanto che si abbasseranno le temperature e finirà questa estate settembrina e poi vedremo che cosa succederà. Ma andiamo a vedere intanto le novità. A 4, ecco il piano straordinario per la terza corsia. Chiuse notturne nei weekend. Autovie Venete ha concentrato le operazioni riguardanti il terzo e il quarto lotto in quattro notti, durante le quali l'autostrada sarà chiusa. Le modifiche alla viabilità. Leva obbligatoria, il PD boccia la proposta di legge, è fuori dalla realtà. I certificati di malattia erano stati falsificati. 25enne finisce nei guai. A Cervignano anche finte firme di presenza al lavoro in biblioteca. Denunciata dai carabinieri per truffa e falso materiale. Sanità regionale da rifare. L'informatica alla governance, ecco tutti i nodi. Moggio Udinese. L'auto si rovescia, l'uomo resta intrappolato nell'abitacolo. È grave. Andiamo a vedere un po' le notizie un po' più approfondite. Nord-Est economia. OVS nel semestre scendono le vendite. Ma si truffa milionaria. Gaiatto aveva già il biglietto per andare a Dubai. La Guardia di Finanza ha trovato i tagliandi di andata e ritorno durante la perquisizione. La difesa chiarisce rimborsi per di servizi patiti. Cavazzo Carnico. Indagata proprio una 21enne per l'incidente in cui ha perso la vita il dirigente delle Ferrovie Nord. La procura di Udine ha iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale la giovane di Tolmezzo che domenica 16 settembre ha travolto Massimiliano Pillinini. Questione di strada. Si scontrano due auto, grave una trentenne, vetture distrutte. Violento l'impatto tra le macchine, ferito anche un giovane, la donna di Santa Maria La Lonca, all'ospedale in elicottero, quindi trasportata in elisoccorso. L'enologia, il nome al friulano che ha salvato i grandi vini. Marco Simonit ha ricevuto a Parigi il prestigioso premio di letteratura vitivinicola per il suo manuale di potatura delle vite. Questa è una bellissima notizia. Vediamo un po' il tempo libero, giusto per fare un momento di pausa della cronache. Il Festival Concerti e Turismo Audine riparte il progetto degli amici della musica. Notizie invece, torniamo alla cronaca. La relazione finisce male e lui accusa la ex di corruzione. Condannato dopo la fine della relazione. Una 41enne si era vendicato incolpando la donna dipendente in CGA di prendere tangenti. Emanuele Filiberto a cena in centro a Udine. Il membro di Casa Nova ha ricevuto in dono una pergamena dedicata all'intitolazione al bisnonno della sua scuola materna di Santo Osvaldo. A Udine. Nelle scuole dichiarata guerra agli smartphone, sono spenti alle medie. Pordenone dirigenti tiepidi contro i cellulari. Quelli pizzicati col cellulare acceso sono sospesi e devono fare un corso. Regole meno rigide agli istituti superiori. Oddio, dico la mia, è la verità. Io già nelle superiori, completamente il cellulare era spento e c'era una casettina di legno dove si metteva il cellulare lì, fino alla fine delle lezioni tu non potevi recuperare il cellulare.
Quindi, se erano 4 ore di mattina, per 4 ore tu il cellulare non lo toccavi. E poi, oddio, non c'erano gli smartphone di adesso. Però, lo stesso si lo portava per magari chiamare o avvisare a casa, o amici, qualcosa del genere. Però chiamando o messaggiando normalmente, ma però, i cellulari rimanevano chiusi a quell'ora, in quelle ore di scuola. E quindi, noi non è che siamo andati in avanti, siamo tornati indietro con la tecnologia, con la dichiarazione di guerra sulle smartphone. E quindi siamo tornati solo indietro. Andiamo a vedere altre notizie. Cozze, basolari e vongole dal mare al mercato. Alla Harmar per scoprire la filiera dei molluschi. Allo stabilimento dell'acquacoltura lagunare di San Giorgio di Nogaro, la visita guidata per le community. L'estate sta finendo, ma farà ancora caldo. Soltanto nel 2011 un settembre più afoso di questo. Sabato torna la pioggia, le previsioni per il weekend. Infatti fra poco vi dirò le ultime, proprio per le previsioni. Proprio l'OSMER conferma che tra i valori più elevati registrati negli ultimi decenni, accompagnati da scarsa piovosità. A Tavagnacco, morto a 86 anni, Walter Kescia, ha raccontato la gente del Friuli. Giornalista, studioso di storia e autore di decine di libri, lascia la moglie e 2 figli. Ha fatto vari misteri e collaborando con Messaggero Veneto, giornale del La Friuli Venezia Giulia, presente a nella provincia di Pordenone e Udine, e anche Gorizia. A Udine scoppia una bombola da campeggio, appartamento in fiamme. Uno scoppio, la fiammata, la paura, tutti fuori da una palazzina in via Feletto. Il fuoco e il fumo hanno provocato ingenti danni all'abitazione. Andiamo a vedere la situazione generale nel tempo, che si prevede un cambiamento, soprattutto vicino al weekend. L'anticiclone manterrà la stabilità atmosferica e caldo fino a domani. Sabato arriverà un fronte atlantico, domenica offriranno correnti nord-occidentali in quota più secche e stabili. Cioè, vediamo il tempo per domani. Venerdì 21 settembre, inizio e equinozio di autunno, si prevederà al mattino cielo in prevalenza sereno su tutte le zone. In giornata poco nuvoloso sulla zona montana. Possibili boschie in serata, specie sulla pianura. Venti deboli a regime di brezza. Le temperature in pianura si prevedono da 15 a 18 gradi, le massime 29 a 31 gradi. In costa minime 19 a 23 gradi. Le massime 25 a 28 gradi, in 1000 metri 18 gradi, 2000 metri 11 gradi la media. Vediamo il tempo per dopo domani. Peggioramento in tutta la regione, cioè sabato 22 settembre. Su tutta la regione probabile peggioramento, con cielo da nuvoloso a coperto. Piogge da moderate ad abbondanti e temporali, localmente anche forti, specie su pianura e sulla fascia prealpina. Sulla costa si farà vento moderato da sud al mattino, bora sostenuta nel pomeriggio, in serata miglioramento con alternazione delle piogge. Quindi sarà un mattino pomeriggio molto carico di pioggia e di temporali. Un abbassamento delle temperature, che saranno in pianura le minime da 13 a 16 gradi, massime da 20 a 23 gradi, in costa minime da 15 a 18 gradi, le massime 23 a 25 gradi. In 1000 metri 15 gradi, 2000 metri 9 gradi la media. Scusate. Tempo per la tendenza di domenica 23 settembre. Sarà un cielo in prevalenza poco nuvoloso. Al mattino si farà bora moderata sulla costa, poi venti a regime di brezza. Le temperature si prevederanno minime da 13 a 15 gradi in pianura, massime da 23 a 26 gradi. In costa minime da 17 a 20 gradi, massime da 22 a 25 gradi. In 1000 metri 11 gradi, 2007 gradi la media. E vediamo la tendenza per lunedì 24 settembre. Sarà un'evoluzione incerta.
cioè al mattino possibili rovesci temporali, specie ad est, con libeccio sulla costa. Poi miglioramento con venti da nord o nord-est su tutte le zone della regione. Quindi arriverà aria fredda per lunedì prossimo. Quindi domani vi darò una tendenza migliore rispetto a questa previsione, però vedremo. Intanto si prevederanno minime in pianura da 10-14 gradi, massime da 23 a 26 gradi, in costa minime da 14-17 gradi, massime da 22 a 25 gradi. In 1000 metri 12 gradi, 2 metri 6 gradi la media. Io andando un po' a vedere via internet, si prevederà da dopo 23, 24, 25, 26 temperature minime che si abbasseranno e anche le massime. Quindi può darsi che la prossima settimana arrivi l'autunno, ma vedremo che cosa succederà nelle prossime edizioni e puntate del TG regionale Meteo Giornale. Vediamo se ci sono le ultime novità. Sì, prima di chiudere, una polizza a tutela dei danni causati dai richiedenti asilo. La parola del consigliere regionale della Lega, Mauro Bordin, dice: a memoria, mai è capitato che le vittime di reati commessi dai migranti o da minori non accompagnati siano state concretamente risarcite. Sequestro di persona e rapina aggravata con l'ex fidanzato in manette, una 39enne. Andiamo a vedere altre novità. Nuovi lavori stradali nella zona appena asfaltata in Via del Bon. La strada assieme a Via Mameli, Via Valeggio e Via Peschiera sarà nuovamente interessata da alcuni scavi. Imposti scavi sotterranei per evitare nuovi rattoppi. E altre novità, la maratonina che fra poco sarà presente in questo weekend a Udine, iscrizione già a quota 1400, tra cui saranno presenti le staffette a scuola, ITA, assicurazioni del sabato, la mini run d'Espar, la corsa col cane Sherry, la staffetta settembre in vita e intrattenimenti serali in Piazza Libertà. E l'ultima ancora di cronaca, prima di chiudere ancora, in via Gemona diventa il borgo del cuore. Grazie ai commercianti, installati due defibrillatori lungo la strada a disposizione di tutti i cittadini. A giugno ci sarà la festa. Bene, una bella iniziativa. Da Marco di Aldo Giordeste e Rudolfo Nostra Radio, vi ringrazio veramente per l'ascolto. Ci sentiamo domani, come al solito, con le notizie, soprattutto del weekend e delle previsioni del meteo e di tutto il resto. A dopo per il TG Sport, chi vuole sentire? Ciao a tutti e buona giornata a voi. Ciao ciao!